E intanto noi andiamo a regolare, diciamo così, tutti gli audio e tutte le cose, perché sono appena arrivati, anche un leggero ritardo dovuto dal traffico, non da loro, per gli amici chiaramente che sono ospiti nei nostri studi. Parliamo chiaramente di Roberto D'Angelo e dell'Event Coordinator, che chiaramente ce lo presenta e ce lo porta, ci porta un sacco di artisti, fra cui anche il grande Roberto D'Angelo, che sta andando alla grande qui su Radio Potenza Centrale con il suo lavoro discografico La Musica C'è. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te Antonio, buongiorno a Nicola Galante, Antonia e tutto il pubblico che segue questa grandissima radio. Bene, Nicola, buongiorno anche a te. Buongiorno, buongiorno Antonio direttore, buongiorno ai radioascoltatori, buongiorno e viva il Natale. Viva il Natale. Infatti vogliamo spiegare che cosa abbiamo fatto in questo frattempo, diciamo così. Beh, diciamo che il direttore ci ha vestiti a Roberto da Babbo. Siccome siamo già in tema natalizio, ci siamo vestiti anche con i cappellini di Natale, siccome siamo quasi arrivati a Natale, manca poco. Siamo tutti come Babbo Natale. Allora il direttore ha detto stamattina, ha detto no, vi dovete mettere il cappellino perché ma fa Babbo Natale. Sì. Infatti io ho scritto questa mattina in un mio post, dice buongiorno, sono Babbo Natale, vi aspetto per offrirvi tanti doni musicali. E quindi abbiamo, insomma... Che combina quello, eh? È un terremoto. Come dobbiamo fare, Roberto? Secondo te come posso fare con questo tipo qui, con questo tipo? Come che posso fare? Si deve bloccare, ha bisogno di una vacanza, secondo me. Va bene. Allora, bando alle ciance, sono le 11:10 o le 10:50 che dir si voglia. Antonio, perdonami, siccome dimmi. Hai detto che stai facendo tu il Babbo Natale, no? Sì. Allora ci fai un regalo pure a noi? Sì, non c'è problema. Ma così esordo. Su questo, insomma, diciamo... È un po' difficile. Affetto, pace, amore, quanto ne vuoi, soldi. Come si al scherza, solito. I soldi non sono tutto, la salute e l'amicizia è la cosa che conta nella vita. È la prima cosa. Allora, io con Roberto D'Angelo voglio aprire ufficialmente, noi l'8 dicembre apriamo la strena natalizia, quindi questi programmi dedicati chiaramente al Natale e anche un po' di live che stiamo già facendo insieme anche allo speciale Napoli. E quindi con Roberto D'Angelo l'ho voluto fortemente questa mattina nella mia trasmissione del venerdì, perché è una trasmissione molto importante, non perché la faccia io, per l'amor di Dio, però che ospita diciamo tanti big della musica napoletana, folcloristica e non solo, quindi vari generi musicali. E ti ringrazio. E quindi con Roberto, insomma, volevo subito parlare di lui per presentarlo al nostro pubblico anche così nell'orario mattutino, perché insomma dobbiamo presentarti. Il tuo disco già sta andando forte, però non ti conoscono i nostri radioascoltatori, quindi parliamo di Roberto D'Angelo. Chi è Roberto D'Angelo? Beh, allora, diciamo che ti prendo Roberto D'Angelo proprio da piccolino, così magari chi non mi conosce può capire bene o male la mia storia. Perfetto. Io nasco già da una famiglia abbastanza, una famiglia d'arte, diciamo, no? Molto umile, però una famiglia d'arte, perché come ho detto l'altra volta quando sono venuto qui ospite, ho avuto e ho mia mamma che è una diplomata al conservatorio, perciò ho vissuto sempre in pane e musica nella mia vita. Poi diciamo che ho sempre cantato, no? Ho sempre cantato. All'età di 11 anni ho iniziato, 11-12 anni, ho iniziato proprio a esibirmi nei matrimoni degli amici, nelle feste piccoline, e poi pian piano di lì, siccome è un mondo che non finisci mai di imparare, ci vuole molta umiltà e non si arriva mai, sono cresciuto piano piano e devo crescere ancora molto, tantissimo. Sono cresciuto fin quando poi ho capito che, siccome la mia città natale è Foggia, la Puglia, no? E voglio salutare tutti i foggiani in ascolto, tutti i miei foggiani, tutti i pugliesi, i baresi, tutti coloro che ci stanno seguendo, e ho capito un attimino che la situazione era un po' strettina, no? a Foggia, perché come ben sai Anto, il cantante napoletano, proprio Napoli, una cultura che ha Napoli, come il pane cotto, che a Foggia si chiama in dialetto foggiano, te lo voglio dire proprio in dialetto della mia, sì, è una cosa, è una tradizione che si fa a Foggia, no? Come ogni città ha la sua tradizione, Bari, certo, ha una tradizione, la Sicilia ha il cannuolo siciliano, magari ha il carretto, tutte queste cose qui. La musica napoletana viene da Napoli, è stata creata a Napoli, perciò è una cosa che si fa prettamente a Napoli. Ho capito un attimino la situazione e ho voluto provare la chiave di Napoli, no? La chiave di Napoli, diciamo che Napoli e tutti i napoletani mi stanno dando e mi hanno dato
tantissimo nella mia vita. Oltre a livello musicale mi hanno dato la fratellanza, mi hanno dato l'amicizia, mi hanno dato, si sono fidati di me, io mi sono fidato di loro, abbiamo fatto tante cose belle insieme e le continuiamo a fare. Poi ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada tanti artisti che io conosco e rispetto oggi, dai big ai meno big, e ho avuto la fortuna di essere battezzato artisticamente dal grande Enzo Caradonna, che saluto lui e tutta la sua splendida famiglia, che sicuramente ci staranno seguendo. Certo, ciao Enzo, un abbraccio grande, anche perché mi sa che fra un po' dovrebbe venire anche in radio. Certo, certo. Questo live con Enzo Caradonna insieme a Roberto, così presentiamo questo bellissimo duetto e la musica c'è. Insomma, sta andando alla grande. Ho fatto tante feste private, come dicevo prima, e sto facendo tanta cavetta, perché non si arriva mai, come ti dicevo prima, Anto. Però rispetto a quando ho iniziato, ovviamente sono mezzo gradino in più di quando ho iniziato. Certo, è chiaro. Sì, oggi la musica è il mio pane quotidiano, io vivo di musica, faccio questo nella vita, e non ho altri lavori oggi, sfortunatamente e fortunatamente, perché è un mondo difficile, il mondo dell'arte proprio. Già oggi avere un posto magari, no, è una cosa proprio irraggiungibile. Certo. E l'artista ancora un attimino di più, perché non sono più i tempi di una volta. Oggi c'è molto internet in giro, c'è la pirateria, e magari un artista anche è molto difficile vendere un album. Certo. Però diciamo che bene o male ci difendiamo molto bene. Bene, insomma, io direi a questo punto, visto questa presentazione molto completa, di iniziarlo a sentire per chi, insomma, per quelle poche persone che nella nostra area di servizio ancora non ti conoscono, perché dico fin da subito che il tuo disco e la musica c'è sta andando, insomma, perché da pochissimo tempo sta andando bene, e la musica c'è, il duetto con Enzo Caradonna chiaramente è quella che va di più, poi c'è Bella, che è una canzone fresca, molto insomma, simpatica, veloce, ma nello stesso momento con un gran senso, diciamo, all'interno, quindi stanno andando le canzoni. Quindi io direi di iniziare ad ascoltarne qualcuna e poi entrare nel discorso. E ricordo i nostri radioascoltatori che possono interagire al 349 511 9088 per quanto riguarda la messaggeria, con un saluto a Roberto D'Angelo, e fra poco, proprio per 2 minuti, apriremo anche le linee del telefono. Però vi chiedo, insomma, almeno in questo frangente fino alle 11:30, orario in cui staremo con Roberto, di concentrarci solo sul live, di modo che insomma non ci distraiamo. Nel frattempo noi andiamo a salutare anche Domenica e Annalisa di Casa Massima, che dicono bravo 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 Roberto D'Angelo, la musica c'è sempre. Grazie, loro sono due pazze pazze per modo di dire, ci mancherebbe, non mi permetterei mai, che ascoltano sempre e richiedono e la musica c'è. Bene, mi fa piacere, grazie. Ovviamente siamo qui a presentare anche gli altri singoli, diciamo, del lavoro discografico, perché per esempio com'è questa che facesse senza te, chiaramente è una canzone bellissima, ma devo farti i complimenti, perché queste canzoni sono tutte belle, cioè, ti ringrazio, grazie, nel senso che di solito, tu sai, in un album c'è sempre il pezzo che va di più. Di solito sì, in effetti, appunto, pure il popolo sceglie magari la canzone che piace di più e ti clona con quella canzone. Certo, infatti. Invece qui sto vedendo che il lavoro è, diciamo, completo, è a 360 gradi. Allora, noi avremmo anche delle interviste con altri artisti della musica partenopea, sì, va bene. E poi chiaramente ne parleremo, però insomma dobbiamo subito parlare con Nicola, perché a questo punto urge un live nella nostra zona con Roberto D'Angelo. Diciamo che c'è una piccola cosa che stiamo programmando a marzo, aprile, comunque ci sarà un festival della musica neomelodica che sarà qua in, vediamo, su Potenza, poi decideremo il posto, la zona insomma più adatta, e quindi ci sarà anche Roberto D'Angelo, ci sarà Cosimo Fiotta, insomma tutti i ragazzi, ci sarà William, tutti i ragazzi della Radio Potenza Centrale, insomma, che stanno, ci sarà Fiorella, che salutiamo, un bacione Fiorella. Insomma, chi sta facendo con noi questa magnifica promozione che noi da tempo abbiamo, stiamo, diciamo, in come si dice, Antonio? Trattativa. In trattativa, che è partita, insomma, con questi ragazzi. E niente. Allora, volevo innanzitutto anche mandare un saluto al mio cucciolotto Gioele,
sì, cantante il piccolo Joel che fra un po' avremo in diretta, no? Sì, come no, abbiamo la pubblicità, la canzone di Roberto e poi entriamo con Papà Paolo che saluto, un bacio grande grande, e al nostro grande Nino Vezzosi che anche lui fra un po' avremo anche in diretta, perché per problemi climatici non è potuto arrivare in radio e quindi ci chiamerà in diretta adesso. Va bene, va bene. Nel frattempo io permettimi di fare un salutino veloce veloce, Anto, volevo salutare Francesca da Foggia, Francesca da Taranto, e un saluto particolare che oggi è in veste di mio accompagnatore Antonio Di Bari, che è il mio tecnico del suono qui in tutta la Puglia e non solo. Lui è uno che ha creduto sempre dal primo giorno in me, è uno davvero di quelle persone, io lo reputo come un padre. Certe volte chiamo pure papà. Papà. Ma c'è bisogno, perché poi in questa attività, se insomma l'audio non è quello che deve essere, è un casino, insomma. Bravo. Complicato. No, ma lui è uno che proprio la musica napoletana la ama, quindi ci sta da anni dentro. Sono più di 35 anni che vive in queste situazioni con la musica napoletana. E allora lui è uno che sul napoletano, secondo me, è uno dei numeri uno. Bene, e poi magari gli facciamo fare pure un salutino in diretta. Certo, un ciao, certo. Un saluto magari verso la fine, non certo, c'è problema. Ma lui è una persona squisita, e poi ti ripeto, è una persona che ha sempre creduto in me, a differenza, perché sai, molti ti vedono, non credono, poi vedono e Roberto, sì, magari Antonio, sì, lo conosco, mio cugino, è un amico mio, sì, sei un grande. No, io penso che nella vita bisogna sempre crederci in quello che si fa. Certo. Poi allora, molti mi definiscono anche, perché non canti magari italiano, mi dicono. Io vengo dal popolo, Anto, allora io mi sento un cantante del popolo, voglio dare emozioni magari a chi fa difficoltà arrivare a casa a fine mese per poter pagare pure una bolletta del gas e della luce, perché io so cosa significa. Certo. Tu pensa che i miei primi soldi a Foggia, io avevo 16 anni quando presi la mia prima 50.000 lire, cantai per 2 ore e mezza senza staccarmi per niente dal microfono, mi regalarono 50.000 lire dopo che si erano presi tutti i miei soldi, si erano presi 500 euro, pensa un momento, sì. E mi regalarono 50.000 lire, io andai a casa e pagai, feci pagare una bolletta, contribuì alla bolletta per mia mamma, aiutai la famiglia, perché secondo me il popolo, io vengo da lì, è una cosa meravigliosa, è la cosa più bella. È una cosa bellissima quello che stai dicendo, infatti arrivano dei messaggi che erano arrivati prima di quello che avevi detto adesso, ma probabilmente qualcuno che ti conosce. Va bene, c'è questo messaggio che dice: grande Roberto D'Angelo, complimenti da Gigino, direttore trattami bene un paisan, sindaco in musica, forza Foggia da Zi Monaco. Ovviamente io non, il dialetto foggiano non lo riesco ad interpretare bene, però un insomma, saluto, un saluto, anche se non ho capito chi è, non, un Franco saluto. Da Foggia, Franco da Foggia, è un amico insomma. Un bacio Franco, un grazie. Ringrazio Franco. Oh, e ancora dice: sono Gianluca di Atella, vieni ad Atella Roberto, sei bravo. Beh, insomma, per questo grazie. Ricordiamo anche che c'è l'event coordinator, l'amico Nicola Galante, che è qui a fianco a noi, anzi di fronte a me. Il numero è 328 88 18 385, ripeto 328 88 18 385 per contatti nella zona per Roberto D'Angelo, insomma, basta chiamare. Organizzate, potete chiamare Nicola e veniamo. Abbiamo detto che intanto stiamo, annunciamo una cosa innanzitutto, prima che dimentichiamo, che è importantissima per tutti i fan di Nino Fiorello. Voglio ricordarvi, voglio dirvi che la serata del 12 di sabato, qua purtroppo Nino sta con la bronchite, saluto, ciao Nino Fiorello, ti voglio bene. Purtroppo l'abbiamo dovuta spostare al 23 gennaio ufficiale, quindi Nino Fiorello and Friends spostata al 23 gennaio, cena spettacolo. Quindi sono rimasti 40 posti, perché abbiamo quindi i biglietti che sono stati venduti, non li buttate, perché logicamente con la serata continua, quindi 15 giorni di pazienza, e ci vediamo per il 23 gennaio per questa fantastica serata con Fiorella, ci sarà Beppe Valentino, ci sarà chi ci sarà più? Andrea Laudiani e il piccolo Gioile, il nostro fenomeno che ormai diventerà della nostra famiglia molto presto. Va bene, rispondiamo anche al telefono. Pronto, buongiorno. Buongiorno direttore, sono la Mary. La Mary. Mary, buongiorno. Roberto, vieni a mattigliare. Buongiorno Mary. Ciao Roberto, complimenti. Ti ringrazio. Me la dedico una canzone? Va bene, la prossima te la dedico, ok? Vieni a mattigliare. Adesso abbiamo ascoltato proprio Vieni a mattigliare. Te l'ho scantata pure io. Ti piace questa canzone? Sì, sì. Però aspettalo, se ti viene lo fai venire fino là, poi se ti viene a prenderlo devi aspettare. Mi viene a prendere un direttore, non mi fa pidio palo però.
Infatti, mi raccomando. Va bene, grazie Mary, buona giornata. Direttore. Ciao. Direttore, mi è arrivato un messaggio. Nino Vezzosi ha detto chiamaci. Va bene, ok. Allora, nel frattempo voglio anche ricordare una cosa molto importante, che l'amica Tonia è di Lucera, non è di Taranto, quindi ha detto, oh, sono di Lucera, Nicola. Ah, di Lucera, scusami, sì, Tonia. Sì. Bene, un saluto allora a te e tutta Lucera, Tonia. Grande, ok, Lucera. Intanto è occupato, insomma, qui. Tutto in diretta, non so come dobbiamo fare, Roberto. Questo è un terremoto e lo chiamano il terremoto della Basilicata. Ci vanno calmando qualcosa. Calma. Siamo forti, educati e soprattutto questa è la cosa bella. E andiamo sempre. E soprattutto umili. Vedi? È occupato, quindi. Ma perché sono studelevene? Ci proviamo. Allora, chiaramente. Secondo me Nicola Galante si metterà a cantare fino alla fine. Fino alla fine, sì. Sì. Infatti. Fanno un bel disco. Per questo piove, capito? Ecco per questo piove. Allora, Roberto, sei un grande in bocca al lupo. Complimenti. Non sappiamo chi lo scrive, comunque va bene. Grazie. Lo stesso. Sono gli apprezzamenti per il nostro Roberto D'Angelo che abbiamo qui in diretta live su Radio Potenza Centrale a presentare questo album. La musica c'è. E ovviamente. Ricordiamo a tutti gli amici che seguono questa splendida radio che a gennaio uscirà il mio nuovo album prodotto e distribuito dalla Zeus Record. Ecco, ricordiamo appunto che è un prodotto Zeus Record, quindi chiaramente Zeus Record, che è logicamente poi radio ufficiale del... ovviamente Radio Potenza Centrale, radio ufficiale sempre. Vabbè, no? Insomma è chiaro che insomma, non lo dice il direttore, lo ma diciamo non c'è problema, non c'è problema. Ci mancherebbe. E viva l'umiltà. Pronto. Buongiorno a voi e buongiorno al direttore, da Dario Upalassi. Buongiorno Dario. Di... devi cantare la canzone per non far suonare il telefono. Tu canta, vedi che il telefono non suona. Ah, devo cantare io, ho capito, ecco, va bene. Ecco, canta così piove un po' di più, vedi che sta più originando. Da allora, qui. Dario di Palazzo San Gervasio, in che posto del mondo ti trovi adesso? Brienza. Stai sentendo Brienza. Roberto D'Angelo? Sì, si sente benissimo. Te gusta? Te gusta Roberto D'Angelo? Gusto. Ti ringrazio. Te gusta Stil? È un bel gruppo, dai. È uno solo. Portiamo alle stelle. Hola, che tal? Muy bien. Qua se parla, se habla anche l'espagnol. Ecco, pure in spagnolo. Multietnico, Galante. Difficile ascoltarti dalla Spagna, tranne in streaming. Che passa? Va bene Dario, io ti ringrazio per la tua testimonianza, ti dedicheremo la prossima canzone. Va bene, saluto tutti i radioascoltatori, ma soprattutto a te direttore, a Supu Pare. Va bene, capisci a me. Sì, va capisci bene. A me, capisci a me, al Michele D'Andrea. Grazie. Michele D'Andrea. Ciao. Salutiamo anche Michele D'Andrea, salutiamo tutti gli amici e gli artisti che sono stati finora qui nei nostri studi e che saranno ancora. Allora Roberto, parliamo anche un po' di quelli che sono i tuoi progetti futuri. C'è in uscita questo album. Sì, questo... nel mese di gennaio, insomma, serate, partecipazioni, ovvio, manifestazioni. Si sta creando una bella situazione, una grande scena spettacolo a gennaio, data ancora da confermare proprio a Foggia, nella mia città natale. Saluta tutta Foggia. Dove faremo questa bellissima cena spettacolo. Poi vabbè, ci sono le mie serate private, le mie comunioni, i miei battesimi, i matrimoni, le feste per i compleanni, tutto quello che noi facciamo, noi cantanti napoletani, non solo, le feste private che facciamo quasi, diciamo, tutti i giorni, tra virgolette. Ecco Roberto, volevo chiederti, in un matrimonio, in una serata, in una festa, sì, come funziona? Perché l'altra volta che sei stato ospite, sì, e ci hai cantato anche un pezzo di una classica, quindi comunque fai anche altro del tuo repertorio. Ma diciamo che io nel mio repertorio, siccome è la mamma, la classica napoletana della musica napoletana, non uscirà mai fuori, no? Tu fa l'americano, Sarracino, tu sei una cosa grande, A città di Pulcinello, sono canzoni che andranno per decenni d'anni. Allora io oltre le mie canzoni, perché io canto le mie canzoni, no? Oltre le mie canzoni faccio anche, aggiungo qualche bella classica riarrangiata, fatta tutta a modo nostro, perché a me piace creare le cose a modo mio, no? Devi inventare magari uno stile tutto tuo per cercare di fare qualcosina di diverso, no? Allora le riarrangiamo a modo mio, magari a modo nostro, e poi le canto anche nelle varie feste private, nelle feste di piazza, canto anche qualche successo di magari di artisti che io sono cresciuto con le loro canzoni, tipo Nino D'Angelo, qualcosa del grande Gigi D'Alessio, Finizio, omaggio anche questi, non il mio spettacolo, ogni tanto omaggio anche questi grandi personaggi del panorama mondiale della musica napoletana.
Benissimo, allora io direi di ascoltarne un'altra di canzone, perché i tempi sono strettissimi, sono le 11.25 e dobbiamo insomma un attimino cercare di dar spazio anche al programma informativo che ci sarà dopo, certo. Però ti dico subito che andremo avanti fino alle 11.40, mi sento di poterti fra virgolette omaggiare di questa cosa, perché insomma ti voglio dare il giusto spazio. Cosa vogliamo far ascoltare? Allora, se c'è magari facciamo ascoltare proprio Stanashen Stamuro, perfetto, mi dai solo il tempo di... Certo, e la dedichiamo all'amica che, se non sbaglio, era da Lucera, che voleva ascoltare Stanashen Stamuro. Tonia, che è una nostra radioascoltatrice. Questo è per te! Grande. Allora, Nicola, vogliamo ricordare anche i contatti dell'Event Coordinator, allora, così nel frattempo? Sì, allora, contatti per l'Event Coordinator, per matrimoni, compleanni, ricordiamo, potete chiamare il 328 88 18 385 oppure il numero della radio, Radio Potenza Centrale, nonché sia dipendente della radio. Bene, ricordiamo che questa canzone Stanashen Stamur non è inclusa nell'album E la musica c'è, perché è il mio nuovo singolo che farà parte del mio album nuovo che appunto uscirà a gennaio. Quindi è un'anticipazione, l'ascoltiamo. Stanashen Stamur per Tonia e per tutti i fruitori, i radioascoltatori che ci stanno sentendo in questo momento con Roberto D'Angelo qui nei nostri studi. Devi spingerlo verso di me, è con tutta la forza che hai. Quell'amore che sento vicino e che voglio da te. Mi innamoro ogni giorno di più, vinda tutti i pensieri stai tu. E non guardo il chiaretto passato, è fornuto con te. Perché ti amo, perché ti sento, sei un'emozione che brucia dentro. E tutto tempo da non sai da, mi muovendo a pigliare. Sta nascendo st'amore, c'amore per te, fammi spazio in tuo cuore, ci metterà a me. Non capisco più niente, da tutti i momenti desidero. E tu vive sta vita per chi vive te. Sta nascendo st'amore che faccio capì, con un vaso carnale aspettando sto sì. E non dormo più a notte pensando a di mano da ciammare. In distrato il tuo cuore cammina con me, e una voglia fa amore, mi piglio ogni foto che ascondo. Sentim dall'aria con te, respira se parola da tu. Si parlasse d'amore, dicesse soltanto con me. Perché sta vita non è più la stessa, si nata cose così diverse. E senza dirmelo, senza avvisa, si arrivati sto caso. Spazio in tuo cuore ci metterà a me. Non capisco più niente, da tutti i momenti desiderate. Quando lascio l'amore non sai che la mia fa. Non esiste nessuno e ti vive sta vita per chi vive te. Sta nascendo st'amore, lo faccio capire. Con un vaso d'arnala aspettando sto sì. La notte pensando a di mano da ciammare. In di strada lo cuore cammina con me, e una voglia fa amore, mi vedi ogni foto che sono con te.
Scenne Stamore con Roberto D'Angelo, anticipazione chiaramente di quello che sarà il nuovo lavoro discografico, del nuovo album, del ovviamente. Nuovo album, e quindi complimenti, infatti già l'hanno apprezzato i nostri ascoltatori. Tonia, che appunto avevamo dedicato questa canzone, dice: wow, sei a Foggia, io ci sarò al primo posto. Roberto, sì sicuramente al 99%. A gennaio si sta chiudendo questa bellissima cena spettacolo. Ovviamente Roberto ce lo farei sapere a noi della radio, che lo ovviamente. Possiamo pubblicare, pubblicizzare. Ovviamente. Ovvio. Allora, io adesso ti faccio salutare un collega, parliamo dell'amico Nino Vezzosi, buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno Roberto. Ciao carissimo Nino, buongiorno a te caro. Tutto bene Robby, radio? Bene, a te. Bellissima questa canzone Roberto. Ti ringrazio, sei gentilissimo. Bellissima questa canzone Roberto. Ciao compare. Buongiorno compare. Bene. Siamo tutti in diretta compare, siamo tutti in diretta stamattina. Sì, tutti in diretta Nino, ti saluto anch'io, sono Antonio Postiglione. Io voglio salutare il direttore della RAT, Antonio, un grande saluto a te Antonio, un grande saluto, ti mando un grande bacione Antonio. Grazie, ricambio. E a tutto lo staff della radio. Allora Nino, diciamo subito, insomma, Nicola ti vuole presentare, chi è Nino Vezzosi? Allora Nino Vezzosi è il fratello del grande Gianni Vezzosi, che fra un po' avremo anche qua. Nino doveva essere oggi qua purtroppo, per il tempo che è bruttissimo non è potuto venire, però comunque sta con noi lo stesso, con il cuore, con l'anima, è vicino a noi. Ci vuoi avvicinare un po' Nino, facendoci un pezzo di una canzone a cappella così, Nino, giusto? Per tutti i vezzosiani, Nino. Per tutti i vezzosiani. Qui è per tutti i vezzosiani che stasera voglio cantare per te sta gente vera. Come fa cosa e mi sbatte in malavano, e chi anno si può sbagliare una canzone. Questo è per tutta la radio, Grazie Potenza. Nino, grazie bravo, Nino. Ti mandiamo un grande bacione noi alla radio Potenza. Grazie Nino, ma fammi sentire, ma la famiglia Vezzosi cos'ha nelle vene, le note musicali? Le note musicali, noi vezzosiani abbiamo tutte le note musicali nel cuore, nel DNA ce l'abbiamo. Ho capito, senti, una domanda Nino, volevo chiederti. Quella canzone che fece Gianni, Lettera a papà, chi era il papà? Quello è mio papà, quello è mio papà. Tutti cantanti, impressionante. Sì, quello è mio papà che canta con mio fratello. Nino. Ha fatto 3 CD con tre canzoni con mio papà. Complimenti. Nino, dimmi compare. Fai sentire un pochettino il pezzettino, quello che piace a me, il principe e la principessa. Compare, tu mi chiedi troppo stamattina, io ti voglio bene. A Nino, ma adesso glielo devi dire che scatta il cachet, Sì, è normale, scusa. Poi voglio essere pagato io. Per me voglio essere pagato, Nicola. Bare, per me lo puoi fare questo. Un abbraccio anche a Daniela, un grande abbraccio a Daniela e al piccoletto, il mio piccoletto, il cucciolotto, il tuo figlioccio. Che cresce. Che ci vediamo a Capodanno, dai. Che cresce sempre il tuo figlioccio, cresce sempre di più. È bello, viva Vezzosi e viva la famiglia Vezzosi, che saluto tutti quanti. Io mando un bacione alla famiglia del direttore della radio Antonio. Grazie. Mando un grosso saluto alla famiglia, un grosso saluto a te famiglia, la famiglia di Roberto D'Angelo. Grazie, ricambio con affetto. Tutte le persone che ci ascoltano stamattina radio. Grazie, ci Nino. Vediamo i primi di gennaio. Ci vediamo i primi di gennaio. Nino, fatti questo bel Natale, perché poi dopo abbiamo un sacco di cose da fare insieme, va bene? Abbiamo voglia Antonio di fare tutto quello che vuoi Antonio. Ti mando i saluti dei nostri ascoltatori, sta arrivando qualche messaggio, ma siamo fuori. Io mando tempo un bacione grosso a tutto lo staff della radio. Grazie. Tutte le persone che sono in linea. Grazie Nino. Buona grazie. Giornata. Ciao Nino. Poi ti mando un bacione grosso. Ciao compare. Ciao, buona giornata. Salutami Antonia, ciao compare. Va bene, ok, ciao Ninuzzo. Ciao. Benissimo, salutiamo anche Nino Vezzosi, giusto una toccata e fuga, una fuitina come si suol dire. Questo è il bello di Radio Potenza Centrale, perché è solo numeri uno. Number one. Ok, allora Roberto, ritorniamo un attimino a te, abbiamo proprio 6 minuti per terminare questo intervento di presentazione della musica C'è, perché poi chiaramente questo album, questo disco diciamo rimarrà ovviamente, però insomma ci sarà la presentazione del nuovo, quindi chiaramente daremo più spazio ai nuovi singoli. Ovviamente. Una canzone che ti ha dato grandi soddisfazioni, oltre alla musica C'è, che chiaramente insomma col duetto con Enzo Caradonna ti ha portato insomma un grande successo in questo album. Ma una che proprio viene a Mappiglia, mi ha visto partecipe ad un concorso, un festival molto importante al Teatro Palapartenope a Napoli, a Fuorigrotta, bellissimo, dove ho avuto il piacere e l'onore di partecipare e di andare anche su Rai 2 con quel festival, e vinsi un terzo posto
quindi una di quelle canzoni che viene molto richiesta, ma tantissimo, oltre alla musica c'è proprio Viene ma piglia, e poi è anche L'ora di fare l'amore, che se abbiamo tempo in chiusura mettiamo, chiudiamo proprio con quella canzone lì. Perfetto. E quindi diciamo che Viene ma piglia è una di quelle canzoni che mi ha dato bellissime soddisfazioni e me le continuo a dare ogni volta che la canto. Parliamo anche un po' dell'aspetto tecnico, proprio sì, molto velocemente, per la realizzazione di un disco, tu che appunto lo hai fatto, sì, sei un artista, è importantissima diciamo la sala di registrazione. Ovvio, ma diciamolo sai... anche a chi magari le cose se le fa in casa e quindi... No, oggigiorno magari con tutte le tecnologie che ci sono si può anche aprire uno studio, ovviamente... si deve fare in una certa maniera, non lo puoi fare diciamo col microfono che vai a cantare con radio microfono e poi vuoi registrare, ovvio. Poi dipende tu un disco sempre come lo fai, no? Perché per fare un disco in una certa maniera, un disco diciamo molto ma molto curato, non se ne va un mese o due mesi. Pensa che noi ci stiamo lavorando con i pezzi, con gli arrangiamenti, perché il mio arrangiatore è il grandissimo dell'album nuovo, il grandissimo Gianni Fiorellino, che vado a salutare, una persona stupenda, un musicista proprio a livello super nazionale, Gianni. E gli arrangiamenti, i musicisti in sala, gli accorgimenti, i testi delle canzoni, che sono molto importanti, perché oggi magari i testi si sono un po' persi, non è più come una volta che si scriveva l'amore e la poesia, oggi si scrivono quattro paroline e si fa la canzone. Per me non è così, per me la canzone deve essere trasmessa anche nelle parole che tu dici. Quindi un disco fatto bene diciamo che se ne vanno, ma devi lavorarci ogni giorno in sala, ci vogliono come minimo 4 mesi, come minimo. Fatto bene, se ne può andare anche un anno e mezzo, dipende anche lo come stai lavorando, quanto tempo ti prendi per il disco. Poi io sono uno che ci tiene molto, sono pignolo, allora magari anche se registro il pezzo e voglio ascoltarlo, riascoltarlo, voglio ascoltare il pezzo, voglio leggere la canzone, voglio cercare di capire l'interpretazione, che è molto importante nella canzone, non serve solo la voce. Secondo me la prima cosa è proprio l'interpretazione. Abbiamo tanti artisti a livello mondiale che magari non hanno avuto una grande voce tecnicamente, però sono grandi interpreti della musica sia italiana, sia americana e sia napoletana, quindi secondo me si devono baciare bene tutte le cose insieme. Per concludere, cosa ti senti di dire e di consigliare ai tuoi colleghi artisti? Ma secondo il mio piccolo e modesto parere, io penso che l'umiltà è la prima cosa, volersi bene tra artisti. Ovvio che quando uno si lavora, prende il microfono in mano, c'è quel pizzico di rivalità, però secondo me deve essere una fratellanza, non ci deve essere la cattiveria. Io mi sento di dire appunto a tutti quelli che magari ci mettono la zizzania, la gelosia, la cattiveria, vedono sempre qualcosa di male, di assicurarsi un attimino e pensare a se stessi e fare cose buone, perché nella vita quello conta, non conta la gelosia, non conta criticarsi uno con l'altro, perché non è quello che va avanti, è l'umiltà la prima cosa, e essere sempre sinceri con se stessi e con gli altri. Ecco, ti ho fatto questa domanda anche un po' provocatoria, perché sappiamo che questo è un mondo un po' particolare. Io rispondo sinceramente, io sono purtroppo così, tu penso che mi hai conosciuto anche al di là delle telecamere, della radio, anche in privato, no? Sono un ragazzo molto, molto schietto, dico ciò che penso, e molte volte anche negativo, perché molta gente magari non li vai per quello che tu dici, però io voglio essere così perché mi piace la sincerità. Essere veri. Bravo. Allora, noi intanto stiamo provando a chiamare, cioè okay, il canale aperto. Pronto? Sono direttore. Eccoci qua, è tutto in diretta. Qua, il mio pupillo finalmente ha chiamato. Eccolo. Com'è qua. Bella la voce delle stucature. Sì, è una voce che fra un po' lo sentiremo veramente. Spero che veramente abbia un come Cosimo Fiotta. Questo si chiama Gioele, che già è stato da Salutiamo noi. Salutiamo il piccolo Gioele. Ciao Gioele. Ciao. Benvenuto su Radio Potenza Centrale. Ok. Allora, tutto bene, tutto a posto. Siamo qui con l'amico Nicola Galante dell'Event Coordinator e stiamo presentando un po' di artisti in diretta, fra cui Nicola ci teneva tantissimo a parlare anche con te, perché quanti anni hai, Gioele? 10 anni. Bellissimo. Dall'altezza diciamo dei tuoi anni, 10 anni, chiaramente sappiamo che già canti da Dio. Sì. Okay. Gioele, che li fai sentire un pezzettino a cappella al direttore e ai radioascoltatori? Sì. E vai, questo è per te, direttore, questo è per te. Vai. Insieme a me, in una favola tu sei Romeo e Giulietta come un film, innamorati più che mai.
noi, oh, oh di noi, pesce prece me io e te, si tutte cose le tue con me, io sono pazzo, pazzo te, io voglio a te. Bravo Gioele, bravissimo. Bravo. Che bravo. Complimenti, complimenti. Allora ci vediamo presto a Potenza, Gioele. Certo. Okay. Certo. 23 gennaio sarà lo special guest con Nino Fiorello, perché è produzione Fiorello, vogliamo ricordare, quindi CD scritto anche di Gioele, che mo lo sentiremo in radio, ce l'abbiamo in radio, Gioele. Gioele, sai il bene che ti voglio a te e a papà, quindi io ci tengo, te lo dico bello pieno avanti a tutti, so io ho tante aspettative per te, ti voglio un bene della Madonna. Ciao bello. Okay, anch'io. Gioele, ti allora io dimmi, dimmi, voglio Gioele salutare il grande Nicola, sì, il direttore e tutti i radioascoltatori. Grazie, ti voglio bene Gioele, buona giornata. Ciao. Ci sentiamo, salutami papà, eh. Ok. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao Gioele, ciao. Bello. Siamo stati un po' veloci perché siamo in super ritardo, sì. E allora Roberto, io direi di concludere con questa L'ora di fare l'amore. Bene, sì, sì. Ci sono tanti apprezzamenti, c'è Vincenzo e Lucia che ti dicono bravo, sinceri, bisogna essere sempre nella vita. E poi, scusate, buongiorno, un saluto ai tuoi ospiti da Marina di Melfi, salutiamo Marina di Melfi, salutiamo anche chi... Ciao, non, Maria. Non lo so, credo Mary di Ortanova che dice bravi, bravi, ok. Grazie. Roberto, Mary, sei favoloso, voglio dire alla Tonia Tonia che... insomma ti porto io da Roberto alla serata di Foggia. Va, va bene, bene, vi aspetto, vi aspetto. Insomma, un po' di apprezzamenti, un sacco di messaggi che non va riusciamo bene neanche a leggere. Lascio il microfono a te 30 secondi per i saluti finali. Allora io ringrazio te come sempre, che sei una grandissima persona, Antonio. Grazie per l'invito a te, a Nicola Galante, perché Nicola, oltre a, a prendere in mano questa bella situazione ormai manageriale, è un grande amico, un grande amico mio. Ci sentiamo anche molto spesso telefonicamente e che dirvi, grazie di tutto, perché fai davvero un bel programma, è una bellissima radio, molto ascoltata, e grazie di vero cuore. Un grazie a tutti coloro che ascoltano questa splendida radio, continuate a farlo perché davvero state man all'art. Grazie, 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 grazie Roberto. Grazie. Allora ci sentiamo presto tramite i nostri contatti. Vogliamo far mandare un salutino a, certo, a Tony, certo, di Bari. Giusto un saluto, vai, dai. Antonio, vai Tony. Dai, vieni qua, vieni, vieni. Un saluto a tutti, un saluto anche alla figlia. Certo. Anna Rita e Massimo, i figli di Antonio di Bari. Gli devo dare le cuffie per... Sì, 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 se vuole, insomma, tanto un saluto veloce, sì, non c'è problema. Allora, buongiorno e benvenuto, Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di... Radio Potenza Centrale. Chiedo scusa, eh. No, non c'è problema, non c'è problema. Emozionato. Certo. Roberto è una persona squisita, diciamo. No, Roberto mi prende sempre... alla sprovvista. Alla sprovvista. Perché lui è l'artista, lui dovrebbe parlare. E certo, vabbè, ma giusto un saluto. È l'umiltà che porta Roberto, bene, a essere così. Per l'amore di Dio, c'è la stima reciproca. Certo, certo. Grazie Antonio. Ciao. E si mi raccomando... Mi raccomando, ti raccomando Roberto. Saluta tutta la famiglia di Roberto. Okay, buongiorno. Grazie, buongiorno a te, buongiorno. Allora, noi abbiamo davvero concluso. Vi salutiamo con L'ora di fare l'amore con Roberto D'Angelo. Ciao Roberto, alla prossima. Ciao un a te, direttore. Ciao, ciao Nicola, ciao, e ciao, ciao a tutti gli amici che ci seguono. Ciao, ciao. Per contatti, event coordinator, Nicola Galante, 328 88 18 385. Ricordiamo, oltre ai contatti di Nicola, anche il mio Facebook, che è la mia pagina ufficiale, che è Roberto D'Angelo FB Page. E poi Roberto D'Angelo. E la, okay, pagina anche mia, Nicola Galante, e certo, event coordinator Matera. Okay? Grazie a tutti, alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti.